Ticino Regionale è uno strumento formativo a disposizione di imprese e disoccupati affinché possano incontrarsi nel mondo del lavoro, appunto in piena regola. Permette appunto da parte delle aziende la possibilità di selezionare le risorse che possono essere utilizzate cioè nella propria struttura, nel proprio organico e quindi determinare una sorta di periodo di prova affinché poi ci possa essere con una selezione, una scelta da parte dell'azienda al cospetto appunto di quelli che sono gli elementi che sono di piena competenza dell'impresa stessa. Per quanto attiene, entro invece il cittadino disoccupato, è una possibilità di poter accrescere le proprie esperienze professionali, quindi con l'arricchimento delle competenze, delle conoscenze, che poi possono essere spese e quindi spendibili nel mercato del lavoro per una vera e propria ricerca attiva, che non necessariamente deve sfociare nella trasformazione del tirocinio, ma è importante che appunto lo strumento venga utilizzato dal cittadino per mettere proprio alla prova, orientarsi nel sistema, nel mondo del lavoro in una proiezione di scelta personale. Dico questo perché è importante utilizzare questo tempo che prevede una durata massima di 12 mesi a favore dei cittadini, quindi disoccupati, per una vera e propria scelta personale. Quindi il tempo che viene utilizzato dal disoccupato per la sua crescita professionale deve essere appunto visto in tal senso e non come un ripiego rispetto a quelle che sono le poche opportunità che magari possono essere riconosciute a un cittadino in una situazione iniziale nella transizione, per esempio, tra scuola e lavoro. Questo strumento è uno strumento che può essere utilizzato da tutti, a prescindere appunto dai titoli di studio, a prescindere dall'età. In questo momento l'unico elemento diciamo, di vincolo per poter partecipare allo strumento del tirocinio è essere maggiorenni. Nell'attuale momento si sta anche vivendo una trasformazione normativa, quindi con recepimento regionale dell'accordo Stato-Regioni risalente al maggio scorso, quindi da qui a qualche mese evidentemente ci saranno anche delle regolamentazioni leggermente diverse rispetto appunto all'attuale momento che poi verranno appunto sancite da un atto normativo regionale e che verrà ovviamente promosso attraverso il portale dedicato della Regione Sardegna Lavoro. Ciao, sono Tore Cubeddu, ho 42 anni e sono il presidente di Eia TV. Eia TV è una web TV nata nel 2014 in forma consortile tra Terra de Punt, che è la mia ditta individuale, che è una casa di produzione cinematografica, e il circuito di credito commerciale Sardex. Attualmente Eia è cambiata molto, è cresciuta. Sia nella forma sia nel contenuto sono aumentati i partenariati e quindi anche i lavori e la diversificazione dei settori che copriamo. E il nostro obiettivo primario è stato e resta quello di produrre contenuti di qualità in lingua sarda e nelle lingue della Sardegna, sia per la conservazione di quello che siamo, della nostra identità, sia per quello che poi potremmo essere in futuro, anche perché il digitale terrestre è molto limitato, in questo senso il web offre nuove opportunità e in questo settore Eia si inserisce in maniera veramente concreta.
Quando abbiamo iniziato ci siamo avvalsi di collaborazioni occasionali o comunque di collaborazioni che poi si sono consolidate nel tempo partendo da una serie di rapporti di lavoro di rete, quindi rete tra partite IVA. A un certo punto però l'azienda ha avuto necessità di avere del personale che continuativamente collaborasse e che continuativamente producesse i contenuti che sono necessari e vitali per una web TV. Per cui siamo partiti con due collaboratori iniziali, poi se ne è aggiunto uno che ha iniziato a lavorare su un progetto specifico grazie a un appalto che avevamo vinto con la Fondazione Sardegna Film Commission. Quando questi tre rapporti erano consolidati, poi abbiamo assunto una quarta persona che ha iniziato a lavorare in particolare sul reparto produzione, comunicazione e pubblicità. A un certo punto, quindi, quando si è presentata l'occasione del Master and Back, quindi dell'opportunità data dalla Regione Sardegna di far rientrare una persona che conoscevamo, di cui avevamo stima, fiducia, l'abbiamo presa al volo. Abbiamo preso una collaboratrice, Valentina, che aveva già una grande esperienza giornalistica, aveva già girato in Spagna, in altri posti, conosceva le lingue, conosce le lingue, per cui è stata per noi una grande opportunità. Lei, come lo dice la parola, no? Master and Back, ha avuto la possibilità di studiare all'estero tramite il progetto e il programma Master and Back per poi rientrare in Sardegna. Ecco, noi le abbiamo offerto il back, cioè il rientro attraverso un contratto, e questo contratto è un contratto di 2 anni che viene finanziato per 60-70% dalla Regione Sardegna. Chiaramente questa è una grande opportunità, non solo per il lavoratore che quindi rientra dopo un percorso formativo di alta qualifica, ma anche per noi come impresa che possiamo dotarci di personale altamente specializzato che altrimenti sarebbe difficile poter includere nell'ambito dell'impresa. Invito tutte le imprese a utilizzare questo strumento che è un'opportunità per i lavoratori, ma è soprattutto un'opportunità enorme per le imprese. Finché la Regione è in grado di supportare la crescita delle aziende anche attraverso l'intervento finanziario, è una boccata d'ossigeno importante. Chi fa impresa sa perfettamente quanto questo tipo di supporto sia in questa fase fondamentale. Chi si occupa di comunicazione sa perfettamente che il nostro non è un lavoro semplice, non hai orari definiti, lavori sabato, la domenica. Questo comporta chiaramente anche all'interno dell'azienda un modus operandi molto particolare che incide sull'esistenza di tutti i lavoratori, compresa la mia che chiaramente essendo il titolare sono quasi sempre presente. Tutto sommato però credo questo, che lavorare in Sardegna sia un grande privilegio. Per cui io ho 3 bambini, sappiamo perfettamente che ci sono da fare sacrifici, ma li facciamo consapevoli del fatto che viviamo in un posto bello che può dare tanto a noi, che può dare tanto ai nostri figli. I sacrifici sono parte dell'esistenza, della vita, della quotidianità di chi vuole fare delle cose, vuole partecipare attivamente alla società. Sul tempo su Benidorm di Sardegna mi immagino Rubello de Comente Scommo, mi immagino con gente che ischia di Iwa Bividi, Poita Bividi Noghe, chi conosce Sallimba della Sardegna e chi può morire che conosce Sallimba di stima da De Brusu, di stima s'ambiente, di stima sa cultura, di stima sa gente e impara da può morire che ischia di chieste a rezzi di Sistranzu a sa mattessi manera de commente io ad arrezio su mezzus amigu chi mai attento. E io a questa classe dirigente del futuro, che siamo noi, i quarantenni di oggi, auguro buon lavoro e chiaramente augurando a loro buon lavoro lo auguro a tutti noi che in qualche modo contribuiamo a far crescere la Sardegna, questa società e questo mercato. Buon lavoro. La
La maggior parte delle persone che cercano lavoro nel web cosa vanno a cercare? Vanno a cercare siti di annunci. E in questo post-it parliamo di come puoi districarti nella giungla di annunci sul web. Se infatti non sai come muoverti sul web, la tua ricerca del lavoro non sarà davvero attiva e personalizzata. E una delle cose che devi sapere per muoverti in maniera efficace nel web 2.0 è che gli annunci di lavoro che troverai possono avere alcuni limiti. La prima cosa è che contemporaneamente a te migliaia di persone possono vedere quello stesso annuncio e candidarsi insieme a te per quel posto vacante. Il secondo aspetto è che quando rispondi ad un annuncio online, la percentuale di possibilità di venire ricontattato è davvero bassissima. E in ultimo, la cosa più importante, è che la maggior parte dei datori di lavoro, quando cerca personale, non pubblica un annuncio online. A questo punto ti chiederai: ma avranno una qualche utilità questi siti di annunci? Certo, ma solo se sai che cosa stai cercando. Perché muoversi nel web con un obiettivo mirato vuol dire anche sapere che ci sono dei siti di annunci dedicati al lavoro e specifici per alcune professionalità. Ed è questi che devi andare a cercare. Se quindi hai in mente di fare il web designer, l'orafo oppure l'estetista, andrai a cercare siti di annunci e fonti informative che riguardano queste specifiche professionalità, perché solo attraverso una ricerca focalizzata potrai imbatterti davvero in un annuncio di tuo interesse.